La tecnologia e l'informatica al servizio della conoscenza. Mercoledì 28 e giovedì 29 marzo a Città della Scienza si terrà il convegno Educazione e Tecnologia, in collaborazione col Ministero dell'Istruzione, l'Ufficio Scolastico Regionale e gli assessorati all'istruzione della Regione Campania e del Comune di Napoli. Decine di scuole da tutta Italia hanno aderito all'incontro, dove sarà possibile sperimentare alcuni strumenti d'avanguardia per la didattica e confrontare esperienze innovative sull'apprendimento scolastico. Io credo che le nuove tecnologie costituiscano uno strumento potente anche di accesso ad una via democratica del sapere, perché sicuramente l'ampio accesso che l'online consente ad archivi, a database e ad una metodologia di ricerca interattiva che in qualche modo fa spaziare dall'aula al mondo è sicuramente una componente fondamentale. Non enfatizzerei l'arretratezza tecnologica delle scuole, nel senso che io non credo che il problema sia se tu usi una LIM, una lavagna multimediale, o se usi una lavagna tradizionale con gesso. Alle 9:30 l'evento d'apertura sarà una conferenza scientifica del professor Giovanni Bignami sullo studio online dell'astrofisica. Subito dopo un'ampia tavola rotonda col presidente di Città della Scienza Vittorio Silvestrini, gli assessori Palmieri e Miraglia e il sottosegretario all'istruzione Marco Rossi Doria. Un approccio, diciamo, ipertestuale, per esempio, anche alle discipline umanistiche, è stato molto importante perché è stato un viatico per comprendere l'interconnessione tra le discipline e il fatto che è necessario uscire da un'ottica, come dire, disciplinare secca, stretta e andare invece verso le intersezioni del sapere, che sono poi la caratteristica del sapere del futuro.